Ad un anno dal commissariamento, Franco Talarico, unico candidato alla segreteria dell'UDC, viene rieletto all'unanimità e a proclamarlo in un hotel di Lamezia Terme è il segretario nazionale Lorenzo Cesa in occasione del congresso regionale. Io voglio ringraziare anche tutti coloro, i delegati che mi hanno dato fiducia e che mi hanno sostenuto, diciamo, nell'organizzazione futura del partito, quindi svolgerò un ruolo che ho già svolto anche, però lo faccio con grande impegno, con grande determinazione. Penso che ci sia una grande fetta moderata in Calabria che ha bisogno di essere rappresentata. Si punta ora ad una nuova fase con l'obiettivo di riorganizzare al meglio il partito sul territorio. Dobbiamo ricreare e ricostruire un partito di area democratico-cristiana, questo è il primo passo. Poi a marzo faremo il nostro congresso nazionale, voglio fare un congresso all'insegna dell'allargamento, della ricucitura dei rapporti con molti democratici cristiani che oggi hanno lasciato l'UDC ma che o comunque democratici cristiani che militano in altri partiti, perché c'è bisogno nel nostro paese di ricostruire un'area di centro che riporti al centro della politica la difesa dei valori. Valori democratico-cristiani, quindi la persona innanzitutto, quando dico persona dico concretezza nell'azione politica. Rossella Galati per la CNews 24.